Un altro momento importante della nostra PCS, un momento nel quale noi affronteremo quella che può essere considerata una carriera d'eccellenza, al di là della categoria in quanto tale, perché questo personaggio che adesso presenterò davvero le ha vissute da protagonista tutte, nessuna esclusa. Stiamo parlando di Roberto Arena, il bomber, il Re Leone, attualmente al Monte Giordano, ma davvero protagonista in assoluto di tutto il calcio territoriale laziale. Mi viene da dire benvenuto Roberto per questa chiacchierata che noi ci faremo e durante la quale noi racconteremo tutta la tua brillante carriera, una carriera che ti ha visto muovere i primi passi fin da bambino e adesso che sei un uomo con primavere sufficienti per poterne raccontare di grandi avventure, ma ancora fresco come una rosa. Come ti senti? Partiamo da questo. Intanto buonasera e grazie per le belle parole. Mi sento in gran forma, quindi sono molto contento, molto, molto forte. Noi raccontiamo Roberto Arena quest'oggi perché si è verificata una ennesima, come dire, prodezza, perché Roberto Arena è arrivato a 270 reti in carriera. Non so quanti altri calciatori a tutti i livelli, insomma, possono vantare questi numeri. Noi spesso giochiamo, no? Facciamo questa sorta di parallelo con Francesco Totti, è leggermente più avanti lui, però tu lo stai inseguendo, potrebbe essere un parallelo al di là della categoria anche per ciò che concerne il tuo tifo, ma ti senti un po' una sorta di Totti a livello di modello verso gli altri giocatori, anche i più giovani? Ma sai, lì tocchiamo dei fenomeni, quindi insomma mi sento anche un po' in difficoltà. Certo lui è un esempio, insomma, ha fatto una carriera fantastica, ha indossato soltanto la maglia della Roma, quindi mi auguro che possa indossarla anche un'altra stagione, insomma, e io magari cerco di riprenderlo. E di avvicinarti e Sì. di continuare appunto questo inseguimento gol dopo gol, Certo. davvero grappoli di gol. Naturalmente noi parliamo di una carriera brillante nel corso della quale tu hai comunque indossato tantissime maglie, una carriera che però nasce dai primissimi passi, prima di poter affrontare l'attualità e anche il recente passato. Allora partiamo da lì, anche perché con te Roberto Arena ci lega anche un qualcosa un po' di particolare. Alla nostra primissima esperienza come PCS, noi inaugurammo appunto una rubrica che chiamavamo Fuori Campo, proprio per poter raccontare i principali protagonisti del dilettantismo e coloro i quali appunto rappresentano la vera purezza di questo calcio. Tu fosti il primo assoluto protagonista di questa rubrica e inaugurammo con te proprio parlando di un qualcosa di particolare che era successo. Ma prima di parlare di questo, parliamo degli esordi. Quando nasce la tua passione per il calcio e a chi devi dire grazie? Io già so chi Sì, beh, nominerai. insomma, è evidente che mio padre Renzo, insomma, ha giocato anche lui a discreti livelli, ha fatto l'allenatore a ottimi livelli, poi ha smesso di farlo quando io, insomma, da piccoletto sotto casa sull'asfalto, lui mi tirava la palla addosso col fallo laterale e io la stoppavo in modo naturale, quindi lui dice, c'è qualcosa qui. E da allora praticamente ha smesso la sua carriera da allenatore e l'ha dedicata a me, insomma, prima della partita le domeniche ero piccolo, facevo gli esordienti, giovanissimi, mi faceva massaggi alle gambe, insomma, sono cose che non ti dimentichi, te le porti anzi dietro ogni partita ce l'hai dentro queste cose, quindi insomma. La cosa fantastica è che ancora oggi tuo padre segue le partite sempre con grande passione, con grande attaccamento, con consigli continui. Dopo affronteremo il tema familiare allargando il discorso perché nel corso degli anni, da questa famosa intervista fuori campo, ne sono successe di Sono cose successo. importantissime nella Sì. tua vita personale, però tuo padre a livello proprio strettamente sportivo e calcistico ti ha dato il via. Poi da questo via, che cosa è successo? I passaggi fondamentali quali sono Ma stati? guarda, assolutamente, io ogni anno, forse è un po' il mio destino, a parte gli ultimi anni col Monte Giordano, però io ogni anno anche da bambino cambiavo società. E forse lo faceva apposta mio padre proprio per farmi crescere, per farmi conoscere spogliatoi diverse, società diverse. Sempre cercando di migliorarsi, fino a che non sono andato
alla Romulea, che è una società gloriosa, insomma, una delle più antiche di Roma, e lì ho fatto l'esordio in eccellenza, cioè avevo 16 anni, quindi poi da lì, insomma, ho fatto tutto un percorso che mi ha portato anche fuori dal Lazio, ho giocato, insomma, in Sardegna, in Toscana, in Umbria, ne ho fatte tante, insomma. E hai segnato dappertutto. Sei partito subito come attaccante oppure hai anche cambiato posizioni? Da bambino giocavo col numero 10, classico numero 10, perché allora c'erano i numeri 10. Poi dopo succedeva che io magari facevo qualche gol in più. In contemporanea i numeri 10, quelli veri, insomma, andavano sempre messi un po' da parte e quindi sono diventato un 9. E sono diventato un 9 per fortuna, perché insomma è bello essere un numero 9. È bello segnare, è davvero certo. Una cosa che ti riesce in modo molto, molto semplice, con un grande fiuto per il gol, un fiuto che ti ha accompagnato in tutti questi anni, in tutte queste categorie, non ti ha mai abbandonato, ma per riuscirci hai comunque dovuto affrontare diversi sacrifici e sempre orientandoti verso un atteggiamento di grande professionalità, ovvero il professionismo, nel professionismo ma anche nel dilettantismo non ti ha mai abbandonato. Sì, anche questo lo devo a mio padre, non c'è niente da fare, perché quando sempre da piccolo, da giovane, insomma, c'hai la testa un po' altrove, lui insomma era pronto lì a bacchettare, a darmi l'esempio, e quindi effettivamente io, al di là delle categorie, quelle dei dilettanti le ho fatte tutte, mi sono affacciato anche ai professionisti, ma insomma al di là, anche quando ho fatto la terza categoria, il mio approccio è stato sempre professionale, assolutamente. E ovviamente tuo padre magari ti avrà anche, come dire, bacchettato, dato dei consigli, ma anche le critiche. C'è stata una critica su tutte le altre che ricordi in maniera anche positiva, perché ti ha fatto magari crescere? Ma guarda, non mi ha mai regalato niente, mai. Se facevo due gol ne potevo fare tre, se facevo due assist ne potevo fare tre, insomma, dura, eh? Importante, perché anche facendo questo parallelo con il capitano della Roma, Francesco Totti, anche lui ha un padre che non gli ha mai regalato niente, quindi questo forse può essere un segreto. Allora, noi dicevamo che abbiamo inaugurato con te questa rubrica, ormai nel lontano 2011, con un racconto del Roberto Arena fuori e dentro il campo, ma quello lì era un momento molto importante della tua carriera sportiva da calciatore e anche da uomo, perché si andava ad esaurire una parentesi suggestiva, ricca di gol ovviamente, tantissimi, con la maglia del team Nova Florida, per passare alla maglia dell'Unipomezia, già da allora la vera e propria antagonista, no, del club rutulo. Quindi in qualche modo questo passaggio di casacca, questo cambio repentino può aver accentuato questa rivalità. Partiamo dalla esperienza nel team della Florida. Che tipo di esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima. Io ero restio ad andare perché scendevo tanto di categoria. Io ho fatto la promozione con la Cilia e loro facevano la terza categoria. Però poi sono successe un po' di cose che mi hanno fatto scattare e ho accettato di andare. E sono contento di averlo fatto, perché ho fatto 2 anni fantastici. Oltre 60 gol, ma non è quello. Ho vinto un campionato, insomma, ho stretto dei rapporti fantastici con tutto l'ambiente, con tutti, col mister, con tanti giocatori. E quindi sono contento di questa esperienza, di quella scelta che fu difficile. E me la porto dentro, come tante altre me la porto dentro. Ovviamente hai detto non è quello, ma 60 reti hai detto, giusto? In 2 stagioni, sì. Quindi vorrei dire, serve il pallottoliere, non bastano le dita per moltiplicarli, davvero un numero impressionante in un contesto poi che anche ti ha valorizzato. Se non erro, c'era la figura importante di Vincenzo Guidardone in quel progetto. Sì, assolutamente. Poi voi vi siete anche rivisti nel corso delle successive stagioni. Sì, com'è stato l'approccio? Com'è stato l'approccio con lui? Mi è piaciuto molto, perché lui è uno schietto. Mi è piaciuto molto l'approccio. Poi nel tempo ci sono stati un po' di attriti, come è normale che sia. Perché comunque quando fai il presidente di una società devi tenere a bada tante cose.
Poi io sono abbastanza istintivo, sono abbastanza passionale, quindi probabilmente se io devo dire qualcosa gliela dicevo. Sai, lui, insomma, però penso che lui insomma, abbia imparato a apprezzarmi per questo, insomma, al di là delle questioni calcistiche, insomma, quindi. Certamente ti avranno apprezzato anche i cosiddetti rappresentanti della vecchia guardia, la storica colonna portante della Nuova Florida, ad esempio partendo da Cesani e Capanna, padre e figlio, perché appunto Nuova Florida si regge su di loro, da Mister Cesani, che adesso ha passato il testimone a Bussone, senza dimenticare i Fedeli, i Pizzi, insomma. Tutto un gruppo di persone che ancora oggi guida in Nuova Florida nella famosa concezione familiare della gestione di un club. Sei stato accolto davvero molto bene, ma anche tu hai dato tantissimo al club. Sì, assolutamente. Sono stato accolto però alla grande. Io mi ricordo Mister Ciciani che non mi conosceva di persona, mi conosceva per nome, per sentito dire, appena mi ha visto la prima volta già mi elogiava davanti a tutti, insomma, metteva anche un po' in imbarazzo. Io gli voglio bene, loro lo sanno, penso che loro vogliano bene a me, insomma, Daniele Ciciani, figlio, Capanna, Calabrò, Rosselli, insomma. Non ne voglio citare neanche troppi perché insomma poi magari me ne dimentico qualcuno, però ne abbiamo vissute tante, più belle che meno belle, ci sono anche le cose meno belle, purtroppo, però la cosa importante è che alla fine ci vogliamo bene, quindi, e c'è stima, credo, anche reciproca. Anche perché la storia non si cancella, in una squadra nella quale, in un club nel quale, nonostante i pochi anni di vita, i passi da gigante sono stati tanti, ad esempio tante figure come lo stesso Simone Beccaccioli, no? Del quale noi portiamo qui in studio questi scarpini storici regalatici proprio dal club per simboleggiare quello che può essere un unicum, no? Tra professionismo e dilettantismo, in questo contesto tu hai davvero scritto una pagina importante. Questa pagina poi si è interrotta quando hai scelto l'Unipol Mezia. Ecco, te l'abbiamo già chiesto più volte, però magari ripercorrendo quei passaggi, quei momenti, anche magari raccontando qualche aneddoto particolare non ancora svelato, quando, come, perché e quanto ci hai riflettuto su per questa scelta? Ma guarda, l'Unipol Mezia mi contattò già a dicembre della stagione prima, che io stavo alla Nuova Florida. E quando lo dissi ai dirigenti del Nuova Florida, spiegando l'offerta che avevo ricevuto, loro mi stavano quasi svincolando perché capivano che era un'offerta che non si poteva rifiutare. Invece io li ho bloccati, dico no, io ve lo sto dicendo per non farvelo arrivare da altre fonti. Però io voglio rimanere. E mi ricordo che Paolo Capanna mi disse: tu sei una mosca bianca. E io quindi ho finito la stagione con Nuova Florida. Chiaramente l'Unipol Mezia si è rifatta sotto a fine stagione. E io ci ho pensato, penso, tutta l'estate. Sono successe tante cose. Ho cominciato in realtà la preparazione con la Nuova Florida. Però c'era qualcosa che non mi tornava. E probabilmente c'era anche un po' di confusione in me perché comunque non era solo l'Unipol Mezia che mi aveva contattato, c'era l'Airone Ardea, Lido de Pini, insomma tante squadre. Quindi un po' di confusione, un po' di dubbio e poi comunque, ripeto, l'offerta dell'Unipol Mezia era un'offerta importante e lo dimostra il fatto che poi adesso è diventata una società di riferimento nel territorio, quindi insomma una società veramente forte. Io sono andato via a malincuore. Dalla Nuova Florida lo sanno tutti, lo sanno anche loro, però insomma ho avuto le mie motivazioni perché comunque, ripeto, in quel momento storico c'era qualcosa che non mi convinceva, insomma. Penso che gli ha fatto bene anche alla Nuova Florida che io sono andato via perché praticamente hanno preso 3-4 giocatori bravissimi, ci hanno rifatto la squadra e hanno fatto anche loro grandi cose, insomma. E da lì entrambe le squadre hanno iniziato una cavalcata di categoria in categoria, quasi a braccetto, una volta vinceva una volta l'altra. Adesso entrambe sono al vertice del girone C di promozione. L'Unipol Mezia sostanzialmente ha vinto
il campionato, gli basta pochissimo per laurearsi giustamente campione e balzare in eccellenza, completando quel percorso di autorevolezza e di programmazione che da quell'epoca si era già avviato con grande vigore, e tu hai segnato pagine importanti anche con quella maglia. Con quella maglia hai segnato, tra l'altro, e vediamo queste immagini davvero suggestive, un gol importantissimo che è valso per te un traguardo storico in un contesto, una partita appunto particolarissima, perché era appunto il derby di ritorno, e segnasti un gol che ti portò a quale cifra? Qu Fu il 200esimo. cosa ha significato per te? Sai, quando esci ed entri da una vasca bollente e una gelata, una sensazione incredibile, perché era il gol dell'1-0, ci stavamo giocando il campionato, quindi era anche un gol importantissimo proprio per l'Unipomezia. E chiaramente per me fu, insomma, il gol dell'ex. Io la partita andata non la giocai perché ero squalificato, quindi. E nonostante, insomma, un gol così importante, il gol numero 200 per me in carriera, quindi veramente aveva dei significati enormi questo gol. Io non ho esultato, ma ripeto, non è stata una scelta, perché non è che ci avevo pensato durante la settimana. Mi è venuto spontaneo non esultare, ed è stata l'unica volta, penso, che non ho esultato. E di esultanze te ne abbiamo viste fare davvero tante in questa carriera, ne parleremo ovviamente dopo. Questo momento è stato determinante per te, perché in qualche modo ha scritto un'altra pagina di questa sfida infinita tra le due squadre, Nuova Florida e Unipomezia. In quella squadra, l'Unipomezia, c'erano anche diversi giocatori di grande qualità. Quale vuoi citare? Quale ti senti di voler citare? Ma guarda, ce n'era qualcuno che venne all'Unipomezia, che era stato anche con me alla Nuova Florida, Riccardo Turri, per esempio, che è un grande giocatore. E di certo io all'interno dello spogliatoio dell'Unipomezia non lo conoscevo di persona, lo conoscevo di nome, perché praticamente l'anno prima io alla Nuova Florida e lui all'Unipomezia, tutte le domeniche, Arena da una parte e Forti da quell'altra, insomma c'era una sfida anche a livello numerico dei gol. Quindi c'era questa rivalità a distanza, e poi invece quando sono entrato negli spogliatoi è stata la persona che mi ha guidato all'interno dello spogliatoio, perché comunque venivo da una realtà rivale e mi guardavano tutti un pochino, insomma, con Con sospetto, diciamo. sospetto, esatto. E lui mi ha fatto da chioccia. Quindi che altro posso dire? Al di là che è un grandissimo giocatore, però è stato fantastico come persona, è un grande amico, lo è tuttora. Nei momenti difficili, che per fortuna sono stati pochi, però lui c'è stato sempre. La cosa davvero fantastica è che in questo caso, con lui, ma così come con altri, tu hai saputo anche rafforzare i rapporti di amicizia al di là del campo e al di là delle stagioni. Questo anche un po' a sconfessare una voce anche un po' fastidiosa che negli anni si è inseguita, non so in base a quale fondamento, ovvero Roberto Arena è una figura ingombrante nello spogliatoio, Roberto Arena vuole entrare nelle dinamiche tecnico-tattiche, Roberto Arena è difficile da gestire, Roberto Arena è una prima donna. In realtà tantissime persone che abbiamo anche intervistato in questi anni hanno confermato che è tutt'altro, che sei un vero e proprio uomo spogliatoio e che sei sempre lì a portare la cosiddetta carretta davanti agli altri. Da dove nascono queste voci? Ma guarda, io sono un generoso di istinto proprio. Infatti, insomma, al di là dei gol, ho grande piacere anche a fare gli assist quando li faccio. E non lo so dove nascono. Io probabilmente sono una persona che, vista da fuori, se non mi conosci, sono un po' irruento, e quindi posso sembrare antipatico, perché magari poi comunque mi gioco sempre la strada di casa. Questa cosa magari non fa piacere. Anche le partitelle di allenamenti non le voglio perdere. Se c'è da entrare duro anche durante gli allenamenti, entro duro. Probabilmente visto da fuori, anche magari ecco, le esultanze abbastanza energiche, abbastanza vanitose possono sembrare anche, lo capisco, e quindi probabilmente posso anche così andare un po' in antipatia. In effetti è una cosa
più bella è proprio quella che hai detto tu, perché praticamente dopo, quando ho modo di farmi conoscere, mi conoscono, insomma, tutti quanti, o perlomeno chi pensava diversamente si ricrede, e questa è una bella soddisfazione. Un'altra parentesi importante invece della tua carriera, nel 2012-2013, se non erro, è stata un po' un'annata particolare. Inizi con il Tor Vajanica, corretto? Corretto. Ok, com'è stata quella pur breve parentesi? Hai conosciuto comunque personaggi importanti che poi hanno scritto una pagina importante nella storia del Tor Vajanica. Lì probabilmente ho avuto un peccato di presunzione io nello scegliere il Tor Vajanica, perché comunque sapevo che era una squadra che saliva dalla terza categoria, una squadra molto giovane, con poca esperienza. E ho accettato di andare, infatti con me vennero altri due o tre giocatori importanti, però insomma non bastava, eravamo una squadra troppo giovane. E le cose non andarono bene. Non andarono bene sia personalmente che di squadra. Quindi a dicembre, anzi in realtà già prima avevo deciso insomma che avrei cambiato aria. E a dicembre sono tornato da Guidardone al Tor San Lorenzo, e è stata una seconda parte di stagione fantastica, perché praticamente ho fatto più gol che presenze, quindi. E anche lì la soddisfazione di aver riportato Forti, che aveva Esatto. smesso, e la, insomma, la fortuna di aver conosciuto giocatori e persone importanti per la mia vita, sia calcistica che personale, insomma. Quindi è anche quella un'esperienza che me la porto dietro, bellissimo. Tra l'altro fu molto divertente raccontare i vari scenari che c'erano dietro il tuo passaggio a Tor San Lorenzo, con un Guidardone scatenato a livello di mercato e sfornando colpi di mercato uno dietro l'altro, ma con te al centro proprio dell'obiettivo. In quella stagione c'è stato anche, vediamo queste immagini, tra le partite più interessanti di quell'annata, un Enea Tor San Lorenzo con Mister Bottoni, vado a memoria, sulla panchina del Tor San Lorenzo, e poi Benedetti sulla panchina dell'Enea, uno dei tanti incroci con Benedetti in questa storia infinita. Com'era lo spogliatoio del Tor San Lorenzo? Che tipo di annata puoi ricordare? Come la puoi archiviare? Ma guarda, all'inizio c'era Zito, Sì. poi insomma avevamo una squadra attrezzata per vincere il campionato, poi invece si sono un po' incrinati i rapporti, probabilmente col presidente Guidardone, che insomma lo conosciamo tutti, e è arrivato Bottoni, che ci ha messo sotto, ci ha fatto lavorare tanto, come è giusto che sia. E poi alla fine insomma riuscimmo a centrare la qualificazione nelle coppe, diciamo così. Sì. Però era una squadra che assolutamente avrebbe potuto vincere il campionato, o comunque, insomma, stare lì. Stiamo vedendo anche Benedetti, ne parleremo Sì. dopo. Nel frattempo un'altra partita, diciamo, che abbiamo preso in analisi in modo esemplificativo, quella col Tor Bella Monaca, una rivale molto tosta, ma l'abbiamo presa in analisi per raccontare il famoso tema delle tue Sì. esultanze. In quel caso ci fu una bella mitragliata alla Batistuta o anche alla Osvaldo. Sono alcuni degli attaccanti a cui in qualche modo ti ispiri. Come no? Da dove nascono queste esultanze? Ma guarda, un gesto liberatorio, perché noi andammo, era l'ultima di campionato, andammo alla partita d'andata lì da loro e praticamente eravamo primi in classifica e loro stavano un punto sotto a noi. Quello è un ambiente assolutamente quasi proibito. Gli vengono concesse tutto, tutto e di più viene concesso. A me personalmente mi tiravano per i capelli, mi hanno massacrato. Noi tenemmo botta 0-0 fino al 90esimo, poi l'arbitro spaventato gli concesse un rigore regalato, perdemmo 1-0, da lì cominciò una discesa nostra. Loro vinsero il campionato, ma la partita di ritorno io li stavo aspettando praticamente. Sportivamente parlando, è chiaro. Certo. Però li stavo aspettando e quindi è stato un gesto proprio liberatorio, questa mitraglia che ogni tanto ho fatto, anche in un derby, un come Siena Florida, ma
Ci tengo a precisare che è soltanto un gesto liberatorio, Non offensivo. non offensivo, e soprattutto non c'è niente di violento, insomma. Assolutamente sì. Dopodiché si apre un'altra parentesi che ha a che fare con il cuore, direi così, il free club. Lasciare proprio a te spiegare i motivi di questa scelta. Ma ho difficoltà a parlarne, Daniele, perché comunque è una ferita fresca. E quindi niente, ho fatto questa scelta perché nasceva questa squadra e l'estate mi chiamò Marco Guarino e mi disse: "Dai, ma che te frega, che ti divertivi a giocare con me?" E io quasi lo prendevo in giro, avevamo giocato insieme al Tor San Sì. Lorenzo e ho fatto: "Marco, ma lascia perdere, va, va, che io gioco a pallone sul serio, mica faccio come te." E poi da lì a qualche settimana c'è stato un incidente, purtroppo. Lui è andato a vita migliore, diciamo così. E quindi io, ricordandomi di questa cosa che mi aveva chiesto, sono andato E hai in qualche modo onorato un'amicizia che lì. Sì. ancora oggi è viva, e sulla quale io lascerei andare via perché le parole restano comunque superflue. Certo. Allora facciamo così, torniamo immediatamente al calcio, perché poi subito dopo, nella stessa stagione, si apre la parentesi Montegiordano. E lì è merito di Benedetti. No, Ecco, spiegaci il perché. devo ringraziare lui perché l'ho sempre trovato come avversario. Quindi ci conoscevamo, ma merito di essere andato al Monte Giordano, e lo ringrazio per questo, perché poi non mi sono più mosso da lì, evidentemente mi sono trovato bene. È stato il suo, mi portò lì e probabilmente mi portò lì anche contro il parere di altri, no? Perché? Perché magari sempre il solito discorso: Roberto Arena è una figura un po' ingombrante, ma che viene a fa? Già siamo bene così, e Monte Giordano andava forte quell'anno. E invece lui si è imposto, mi ha portato lì e penso che poi, insomma, purtroppo lui andò via subito, quindi io, Esatto. esatto, dopo una settimana andò via, però penso che poi ho convinto tutti, tanto che sto lì da 3 anni. E sei diventato una colonna anche del Sì, Montegiordano. sì. Il tuo allenatore in questa prima fase è stato Caporaletti. Sì. Ma come puoi raccontare il personaggio Caporaletti? Personaggio. Sai, sono quei personaggi rari, no? Che tu lo vedi come un amico, come un compagno di viaggio, ecco, è uno che è sempre disponibile a qualsiasi cosa, a qualsiasi confronto, anche quando c'era da parlare magari di alcune cose tecniche, tattiche, insomma, è sempre disponibile. È un bel rapporto, assolutamente un bel rapporto. Tra le figure chiave del Montegiordano non si può non citare il presidente Introcaso, detto il Piacia, secondo appunto quello che ha fatto nella sua carriera, sia come calciatore che poi appunto da uomo tuttofare del Montegiordano. Ancora oggi ti considera una persona fondamentale per il progetto Montegiordano. Quando vi siete conosciuti, che cosa pensavi di lui? Guarda, quando ci siamo conosciuti io giocavo altrove e penso che lui era scettico di me, io scettico di lui. Adesso siamo più che presidente e giocatore, siamo amici, ma neanche, c'è cioè quasi un rapporto di parentela, ci vogliamo bene. E peraltro lui è un grosso giocatore, lui durante gli allenamenti, quando gioca con noi, non lo dico ma fa la differenza, cioè lui come calcia lui, destro e sinistro, non calcia nessuno, è una cosa eccezionale. Poi ripeto, il rapporto con me è nato così, è spontaneo, quindi chiaramente si è modificato nel tempo, insomma, bisogna conoscerlo bene perché è uno abbastanza tosto, insomma, non è una persona facile, però insomma, il rapporto nostro è veramente, veramente fantastico. E poi tra le altre figure importanti, ad esempio, c'è un tuo partner d'attacco come Candy, ma anche un capitano storico come Palumbo. Sono questi personaggi, amici a cui sei più legato, oppure ne vuoi citare qualcun altro? Guarda, sembra una frase fatta perché adesso io sto al Monte Giordano, ma in realtà non lo è. Io sto veramente bene in questa squadra, in questo spogliatoio.
Fare dei nomi è sempre scomodo perché rischi sempre che te ne dimentichi qualcuno. Io mi ricordo per esempio quando ho fatto il 250esimo gol, che l'ho fatto fuori casa, su rigore, io non ero rigorista, eppure mi hanno fatto tirare, e poi siamo tornati qui in casa e c'era uno striscione che mi avevano dedicato e sono rimasto, sì, lo fece anche l'Unico Venezia, ok. Però insomma, l'Unico Venezia lo fece a livello societario, qui invece lo hanno fatto tutti, ecco, quindi, cioè, giocatori, allenatore, presidente. Sono cose come tante altre che ti ho citato che te le porti dentro. E quindi io penso che da qui non mi muovo più, insomma. È quindi una bella promessa, anche perché poi nel corso degli anni, di stagione in stagione, l'avventura con Montegiordano ha scritto altre pagine importanti. L'anno successivo, sempre in terza, un altro incrocio che abbiamo voluto analizzare un po' più nel dettaglio, sempre con Benedetti contro la sua Ardea. Una serie di incontri quasi battaglieri, nel corso dei quali è emerso un particolare. Benedetti forse è tra i pochi allenatori che riesce a, come dire, annullare, limitare, rendere la vita difficile a Bomber Roberto Arena? Sicuramente anche lui negli anni ha mostrato più attenzioni nei miei confronti, perché siamo partiti le prime due partite, lui credo stesse all'Enea e io alla Sì. Nuova Florida, due partite e quattro gol gli ho fatto. Quindi Quindi da lì, prese le misure. da lì ha preso le misure e effettivamente quando ci ho giocato contro, insomma, mi ha messo una gabbia intorno e sicuramente mi ha limitato. Ma poi lo sto vedendo anche adesso da qualche settimana. Che lui insieme a Luca Trapani ci sta allenando e lui sta sempre sul pezzo, è uno che martella, è proprio classico Zemaniano, cioè, anche laddove magari la squadra vorrebbe un pochino rifiatare, lui niente, lui ti invita sempre ad andare avanti, sempre per vie verticali, sempre, sempre, sempre. Con il suo modulo 4-3-3, eccetera. In questa stagione, qui, che cosa è mancato a Montegiordano? Secondo me sono state fatte un po' sai, le scelte, ogni allenatore fa le sue scelte e sono rispettabilissime. Però noi ci giocammo lo scontro diretto con Nettuno in casa, che credo che Sì. fosse la settimana dopo del 2.50. Se non sbaglio è proprio questa partita qui. No, non è questa, perché con No. Nettuno abbiamo preso un gol ridicolo. Quindi in casa Quindi. di Nettuno. No, no, eccola, sì, è Ah, questa qua, questa, sì. esatto, è questa qua, che poi pareggio io, faccio un gol, insomma, abbastanza, eh? Quella è questa, sì. Sì, è questa qua. E niente, lì Mastrangeli fuori, Ruscio fuori, insomma, qualche scelta un po' così l'abbiamo pagata, credo, abbiamo pareggiato sta partita e poi non abbiamo fatto più in tempo a vincere il campionato. Però è stata, come dire, uno di quei momenti in cui si è seminato, e che ha portato comunque all'attualità. Un'attualità che ha visto Montegiordano, per la prima volta passare in seconda categoria, con un nuovo progetto che sembrava poter essere viatico per grandi ambizioni. Il presidente Introcaso parlava, davvero di una cavalcata vincente, di voler fare un campionato da vertice, una squadra costruita davvero molto bene con tanti nuovi arrivi, attorno a voi vecchia guardia. E anche una guida tecnica tutta nuova di zecca con Ciani e Palazzetti. Com'è stato quell'inizio? Che cosa non ha funzionato? Sì, scusa che sono distratto, che questo è il gol del pareggio. Credo che Sì. questo Ecco, sia tra i gol più belli che ho fatto. Comunque, lo stiamo guarda, buscando. noi la promozione in seconda ce la siamo guadagnata perché siamo arrivati secondi alla fine scorso anno, a pari Sì. punti con altre due squadre, ma quindi insomma nessuno ci ha regalato niente. E poi sì, il presidente Introcaso è sicuramente una persona molto ambiziosa e ha chiamato alla guida tecnica il binomio Ciani Palazzetti e non solo, ha preso anche giocatori importanti di categoria, Crisafulli, Sorani, lo Sorani. stesso Ciani, insomma. E purtroppo è successo che è stata una malgestione dei rapporti. Non si è incastrato la vecchia guardia con i nuovi. E
Quindi ci sono state un po' di difficoltà, un po' di attriti e ce le siamo trascinate fino alla separazione da Gianni, da Palazzetti a dicembre. E con loro poi sono andati via anche appunto Crisafulli e Sorani. Per fortuna sono rimasti Raponi e Matteo Fabrizio, che erano gli altri due giocatori importanti arrivati in estate. Quindi sai, poi ha preso la squadra Trapani che va elogiato nel modo più assoluto, perché praticamente fino a quel momento lui era un titolare inamovibile della difesa, ha giocato in tutti i ruoli della difesa. Era il capitano perché Palumbo non stava giocando, un po' per scelta tecnica, un po' perché non stava bene fisicamente. E comunque Trapani per amore della squadra ha preso la squadra e l'ha traghettata lui. La sta Sì. portando avanti ancora lui insieme a Benedetti. Una grande figura con grande anche forza caratteriale. Guarda, eccezionale perché assorbe tutto. E poi è stato costretto anche a giocare, perché lui in realtà non voleva giocare, prendendo la squadra in mano da allenatore. Però noi quest'anno ci siamo trovati almeno 4-5 volte 11 contati. Abbiamo fatto una partita con Spacca, che è un attaccante in porta. Sì. Proprio recentemente, la settimana Esatto, scorsa. il presidente Entrocaso, fantastico, sempre in panchina con la maglia numero 18, 13, quello che sia, perché veramente abbiamo avuto delle difficoltà numeriche, perché poi molti altri giocatori, per fortuna, non sono più venuti, aggiungo, perché comunque sono quelli che hanno minato l'ambiente e quindi, sai, è tuttora una stagione complicatissima. E raggiungere la salvezza sarebbe come vincere il campionato. In questa stagione difficile, però, dal punto di vista tuo strettamente personale, è stata davvero più che prolifica, hai raggiunto appunto questa quota di 270 marcature, una stagione che è partita ad esempio con una bella rete contro la Luditur, una partita che voi avete comunque perso in casa, ma hai segnato. La Luditur tra l'altro è stata tra le protagoniste della stagione. Quella rete, come la possiamo raccontare? Come... C'era una palla innocua a centro aria e io, come al solito, vivo di quelle palle sporche, quindi mi sono buttato sopra, ho preso il rigore e poi insomma l'ho Da segnato. classico Re Leone palese, insomma. E vedi, la Luditor, che ha fatto tutto il campionato di vertice con noi, ha vinto 2-1 qui con un gol all'ultimo minuto, e anche da loro noi perdemmo 2-1 andando in vantaggio. Poi la partita fu ripetuta perché l'arbitro si fece Sì. male all'ultimo minuto, però ti dimostra che noi abbiamo tenuto botta contro una squadra di vertice, quindi le qualità di questa squadra sono indubbie. Poteva essere, ma non è stato. Esatto. Ma Roberto Arena è stato, perché anche in un'altra delle partite più importanti della stagione contro l'Esercito, una doppietta, un doppio graffio e in quel caso anche 3 punti importanti. Che partita è stata? Questa credo sia l'ultima di Gianni e non avevamo mai vinto in casa, quindi c'era grande voglia di raggiungere questi 3 punti e fu una grande partita di corale, di squadra. Io personalmente sono vicino ai 20 gol quest'anno, che era l'obiettivo che insomma mi ero prefissato, quindi sì, io sono soddisfatto, però come dico sempre, intanto i miei gol passano per la squadra. Dal portiere al terzino a centrocampista, e, come prima cosa, e poi soprattutto i gol assumono un valore importante se arrivano ai risultati. E quindi qui vincemmo 2-0, quindi fu importante, anche se poi in settimana successe insomma Il cambio, il insomma. cambio, Anche sì. perché questa stagione un po' va fotografata proprio in questo senso, ovvero Roberto Arena sempre a segno, sempre decisivo, anche nella partita contro il Primavera, un altro 2-1 subito in casa, un'altra tua rete importante, ma la squadra non ce la fece comunque a portare a casa un risultato positivo. È un po', non so, il messaggio continuo che avete dato a questa stagione. Ma sai, ripeto, Palumbo è stato poco bene fisicamente, lo scorso anno era
un giocatore fantastico che ha fatto tutti i ruoli lo scorso anno, oltre che è andato in doppia cifra a livello realizzativo. Quest'anno ha avuto problemi fisici, poi probabilmente, ripeto, era stato messo in discussione da Ciani e quindi probabilmente anche lui autostima era un po' calata, insomma non è riuscito a rendere come sa, e quindi anche a livello realizzativo ci ha avuto un po' di difficoltà. Stessa cosa vale per Salvia, che è un altro grande giocatore, soltanto che ha avuto tanti problemi di disponibilità, di lavoro, di infortuni, si è allenato poco e quindi anche lui ha avuto questo problema. Stesso problema ce l'ha avuto Candi. Quindi, sai, devi. Ecco, riguardo una visse, qualche golletto l'ha fatto Iuri. Quindi, sai, io sono il terminale e devo vivere per questo. Ancora di più in una situazione come quella di quest'anno, che è risicata. Sì. E quindi io devo ancora di più cercare di. Prenderti responsabilità. Sì, e soprattutto cercare di sfruttare al meglio le occasioni. Ricordiamo anche un altro aspetto, spesso quest'anno ha giocato in condizioni fisiche non ottimali, stringendo i denti, proprio per aiutare la squadra e si è visto anche in partite nelle quali spesso comunque non c'era questa grande opportunità di andare in porta, ma comunque sei riuscito anche attraverso l'ausilio dei tuoi compagni di grande sacrificio d'insieme a portare a casa comunque quei risultati che sono stati fondamentali per comunque creare quella base per una salvezza che ancora è in corso ma è possibilmente raggiungibile. Una partita in questo senso che fotografa bene questo discorso è proprio il 6-3 contro lo Sporting Velletri, non a caso in questa partita una tripletta di Roberto Arena e anche grandi performance da parte dello stesso Navisse, una partita che tra l'altro è coincisa con il ritorno in casa di Benedetti sulla panchina nel Monte Giordano, con appunto Trapani al suo fianco. Sì, anche questa è una partita determinante, che dovevamo vincere e abbiamo vinto. Seppur il risultato è molto rotondo, abbiamo comunque sofferto. Sì. Perché siamo andati sotto 1-0, poi quando sembrava che l'avevamo chiusa 4-1 l'abbiamo riaperta col 4-3, quindi insomma quest'anno qualsiasi gol, qualsiasi risultato, qualsiasi centimetro ce lo dobbiamo sudare, assolutamente. E adesso sono rimaste 3 partite e dobbiamo assolutamente fare 7 punti per salvarci. Recentemente contro il Cinzia un'altra tua marcatura è servita a entrare comunque in questo pareggio che in qualche modo vi dà una boccata d'ossigeno verso questo finale da dover comunque portare a casa. Ma una salvezza per come si era messa va bene così, perché prendi un gol su una stincata praticamente e poi loro belli coperti, una squadra giovane quindi correva molto, però c'aveva 2 difensori centrali esperti, grandi, anche insomma forti fisicamente, belli tosti, e quindi alla fine aver portato a casa un punto diventa importante, però certo che era una partita che dovevamo vincere, quindi facciamo tesoro di questa mancata vittoria per vincere poi la prossima in casa, che è col Virtus Urbano, che è un altro scontro diretto. E siamo arrivati proprio alla fine della stagione e anche alla fine di questa nostra parentesi, questa intervista. Prima di concludere, ci saranno poi ovviamente altri appuntamenti nel corso dei quali noi avremo la possibilità di parlare con te di calcio anche a 360 gradi. Spostandoci però dal campo, da Roberto Arena calciatore a Roberto Arena uomo, sono cambiati in questi anni, dalla famosa prima intervista del 2011 ad oggi, tante cose. Roberto Arena è diventato marito, è diventato padre ed è cambiata forse anche un po' la prospettiva dalla quale guardi il mondo. Che cosa è cambiato per te? Ma è chiaro che ti cambia la vita, no? Già che ti sposi ti cambia, poi quando nasce un bambino è una sensazione incredibile. Io sono sempre stato molto legato alla famiglia, ai miei nonni, ai miei genitori, ci ho avuto sempre un esempio, diciamo così, sì, un esempio di grande legame con la famiglia. E
quindi per me è venuto naturale il tutto. E mi ritengo super fortunato avere una famiglia così fantastica attorno a me, a partire dai nonni, i genitori, mia moglie, i parenti acquisiti e non ultimo il bomberino, che è veramente fantastico. Il bomberino che ti accompagna sempre dappertutto, ti assomiglia tantissimo, non so se ti auguri per lui una carriera da calciatore. Ma guarda, io mi auguro che lui si diverta, una cosa è certa, lui gioca con 4-5 palloni contemporaneamente, non so come faccia, però lo fa, quindi probabilmente insomma... Può diventare più bravo di te? Sì, ha voglia, speriamo. E tu sarai per lui quello che tuo padre è stato per te? Questa è una prova difficilissima ed è sempre stato quello che ho pensato prima che nascesse Lorenzo. Ho sempre pensato che il ruolo di padre, con l'esempio che ho e anche con l'esempio precedente, con mio nonno, il papà di mio padre, insomma... Era una bella botta cercare di raggiungere loro, però ci provo sicuramente. La comparazione è sempre difficile, l'importante è impegnarsi appunto nel portare avanti il concetto di famiglia, quindi ci sarà un'arena terza generazione, quarta generazione, sì. Ci saranno ancora tanti, nel frattempo il bomber Roberto Arena continuerà a segnare. Come? E allora noi, e io personalmente ti ringrazio di aver voluto dedicare a noi di PCS questo spazio, questo approfondimento. Naturalmente augurandoti il meglio per la tua vita in campo e fuori, e magari ci ritroveremo qui a breve per raccontare un altro traguardo storico, un bottino e anche un bomberino che possa seguire le tue orme. Sono io che ringrazio voi, vi ringrazio da sempre perché siete estremamente professionali. Grazie. E fate il vostro lavoro con passione e amore, quindi applausi. Grazie a te Roberto. Bomberino, ciao! Ciao Lorenzo, ciao!